consuntivo della stagione regolare, aspettando di vedere come andranno i playoff. Facciamo come a scuola con il foglio protocollo, se ci mette al compito in classe del Teramo, un voto e il giudizio. Per tutta la squadra io darei un bel 8, visto che abbiamo raggiunto l'ottava posizione, non perché siano simili, però insomma la squadra alla fine è andata bene. Considerando come siamo partiti, considerando come abbiamo affrontato questo campionato, con tutte le chimere negative che abbiamo avuto addosso, credo che siamo stati assolutamente meritato questa posizione. Certo, avremmo potuto avere una decina di punti in più se andiamo a raccogliere quei punti lasciati con squadre che oggi stanno lottando per la retrocessione, 10-12 punti in più. E purtroppo però con il senno di poi non si vincono le guerre, noi questo ci è toccato, questo siamo andati avanti, credo che la squadra ha potuto fare un buon gioco, la buona organizzazione ha dato i suoi frutti, e a discapito di tutti quelli che ci hanno solo criticato durante tutta la stagione corrente. Quindi faccio un bel applauso ai ragazzi, al mister, ai direttori. Credo che il Teramo ha raggiunto quest'anno una posizione di classifica che, per le condizioni con cui ha giocato, con il parterre di squadre che si è trovato ad affrontare, credo che sia una delle migliori squadre che forse possiamo ricordare negli ultimi anni. Al netto di come andranno i playoff, e noi adesso a una settimana di distanza chiaramente non lo possiamo sapere, però possiamo chiederle se l'anno prossimo Massimo Paci siederà ancora sulla panchina dello stadio Bonolis. Questa è la quinta volta che me lo richiedono nel giro di un paio di settimane. Ho già detto che noi con Massimo Paci abbiamo riavviato il tavolo, perché non scordatelo, io già gliel'avevo chiesto al Massimo in tempi non sospetti a novembre di rimanere con noi. Poi vedremo tutto quello che succede, perché voi sapete meglio di me che il campionato finisce a giugno e da qui a giugno possono accadere tante cose, possono accadere che Massimo avrà un espluma e venga richiesto da tante altre squadre, così come che ne so, il Teramo possa avere un'altra proprietà e possa portare un'altra cosa, cioè sono tante le variabili in gioco. Quindi oggi come oggi, se dovessi rinnovare a Massimo Paci il contratto, lo firmerei subito. Andare a fare le previsioni da qui a fine campionato, insomma, ce ne vuole. Il campionato si chiude il 30 di giugno, perché mi sembra che quest'anno forse slitteranno un po' la data per l'iscrizione, quindi c'è tanto tempo per poter vedere quello che succede. La riforma dei gironi, Presidente, nel caso ci fosse, è una riforma che la soddisferebbe? Ma no, io credo che bisogna tornare assolutamente a fare quella che una volta si chiamava C1, C2, oppure C d'Elite, C normale o B2 e C quello che è, perché comunque oggi abbiamo 60 squadre che hanno la probabilità di andare in Serie B, una probabilità del 6,7%. Non mi soddisfa neanche la riforma gironi sul livello nazionale, perché purtroppo non è una formula vincente. Bisogna, secondo me, salire gradualmente, quindi da quella che è una C d'Elite e per poter andare in B. Sono troppo pochi gli spazi per quattro posti con 60 squadre, non è equilibrato assolutamente. Presidente, una curiosità veramente in conclusione, qualora dovesse accadere, è pronto al derby col Pescara l'anno prossimo? Ma io mi auguro non mi auguro che Pescara retroceda innanzitutto, ma qualora dovesse accadere ciò, io mi auguro pure che lo segua il Cosenza, in maniera tale che noi saliamo al girone B e Pescara e Cosenza se la giocano al girone C, che diventerebbe un girone veramente d'inferno a quel punto, perché se ci mettiamo pure il Cosenza e non dovesse salire nessuno. Quindi non lo vuole, mi pare di capire.
Assolutamente, io vorrei un campionato, diciamo, equilibrato. Credo che ci siamo già fatti 2 anni in questo girone d'inferno e sinceramente fare il terzo su questo girone non lo auguro a nessuno. Se lo passa il Pescara questa volta, no, scusatevi il termine, però torno a ripetere, non auguro al Pescara. Spero che il Pescara possa vincere le prossime 3 partite e sperare di fare la lotta, perché comunque agli spareggi il Pescara ha sicuramente una marcia in più.